E salve a tutti ragazzi e ragazze, io sono The Jolly Tiger e oggi sono qui per fare un video che volevo fare da un po' di tempo. Allora, ultimamente mi sono concentrato un pochino sui cartoni animati, come avete visto, sulle sigle, e mi era venuto in mente perché non fare un video proprio sui cartoni animati che hanno rappresentato un po' la mia infanzia, diciamo. E quindi oggi vi parlerò dei 9 cartoni animati che hanno diciamo che sono stati più importanti nella mia infanzia, quelli che ho visto più volentieri. Direi di iniziare subito con la classifica. Gioca la partita, vinci la tua sfida, questa è la tua vita, Yu-Gi-Oh! Esatto, il primo cartone con cui voglio iniziare è proprio Yu-Gi-Oh! Cartone che tutti conoscerete, immagino, spero. Praticamente parla del ragazzo Yugi Muto. E di questo gioco di carte che li chiamano Duel Monster, che noi conosciamo tutti come Yu-Gi-Oh! Perché non, da bambini noi lo chiamavamo Yu-Gi-Oh! Non Duel Monster, Yu-Gi-Oh! E questo cartone è stato quasi fondamentale nella mia infanzia. Diciamo che è uno di quei cartoni che quando tornavo a casa dopo ore interminabili di scuola mi fiondavo a guardare neanche avessi visto chissà che. Riguardato adesso è abbastanza inutile come cartone, come tutti i cartoni della nostra infanzia purtroppo. Diciamo che rivisti ora sono un pochino infantili, ma d'altra parte devono essere. E comunque quel cartone era stato fatto quasi solo per vendere le carte di Yu-Gi-Oh! Appunto. E direi che ci sono riusciti. E tra l'altro, piccola nota, vorrei farvi notare le prime due carte del mio deck. Drago bianco, occhi blu e mago nero. Ultimamente mi avete visto anche giocare al gioco per telefono di Yu-Gi-Oh! Potrete ritrovare il video nel mio canale. E tra l'altro una carta che mi piacerebbe avere, ma purtroppo nella mia ricerca non è mai uscita, è Jerry Uomo Fagiolo, che è una carta utilissima come vi ho già fatto vedere. Un altro cartone di cui vorrei parlarvi è SpongeBob. Andiamo, tutti avrete visto nella vostra vita almeno un episodio di SpongeBob. Quella simpatica spugnetta gialla col suo migliore amico Stella Marina Rosa, sì, si erano fumati qualcosa probabilmente i disegnatori, mi ha sempre affascinato, mi è sempre piaciuto. È un cartone semplice, è divertente, è molto infantile chiaramente, ma questi sono quasi tutti cartoni mirati a un target molto piccolo, però ancora oggi quando vedo un episodio di SpongeBob mi ci fiondo, anche perché oltre al nonsense di questa che emana questa spugna, ogni tanto c'è anche qualche piccola nota un pochino più filosofica, un pochino più carina. E io adoro praticamente ogni personaggio di SpongeBob, dal Cupo e Tetro Squiddy, all'avido Mr. Crab, sono tutti personaggi fantastici. È uno di quei cartoni che quando da bambino vedevo che passava una puntata, qualsiasi cosa stavo facendo, lasciavo giù e mi mettevo a guardarlo, perché d'altra parte era una cosa bellissima. Andiamo, chi di voi non ha mai visto SpongeBob? Oh, Detective Conan! Ebbene sì, il terzo cartone di cui vorrei accennarvi, perché mi sono accorto che non sto praticamente dicendo niente di questi cartoni, è Conan. Il Detective Conan, come saprete, è un ragazzino che, o meglio, è un adolescente che si è trovato immischiato in un caso più grande di lui ed è stato, fra virgolette, avvelenato e quindi trasformato in bambino. Come questa cosa sia possibile non l'ho ancora capita. Però ok, io non credo nemmeno che sia finito Detective Conan ancora. Ma io adoravo vedere i suoi casi. L'ho fatto io, vi piace? Io adoravo vedere ogni suo caso, dal più semplice, più banale, a quello più complicato che mi faceva scervellare pure a me. Poi erano tutte cose che non stavano né in cielo né in terra, e quindi, vabbè, sono sempre rimasto affascinato, tanto che per buona parte della mia infanzia ho cercato di essere un detective, ancora adesso io sto facendo chimica, quindi più detective di così si muore. Mi è sempre piaciuto vedere come
quei piccoli dettagli facessero scaturire queste grandissime illuminazioni a questo ragazzino che avrà avuto sì e no 8 anni, è chiaro che era un adolescente, comunque aveva avuto l'età mia. Però è sempre stato affascinante, sempre sulla stessa lunghezza d'onda. Infatti io ho comprato tanti libri di Arthur Conan Doyle, lo Sherlock Holmes, io sono sempre rimasto affascinato dai detective. E sempre rimanendo in tema di detective, Scooby Dooby Doo, where are you? We need some help from you now. Sentite che English bellissimo. Sì, altro gruppo di detective che mi è sempre piaciuto, ma questi un pochino più sul nonsense erano mirati, è appunto la banda di Scooby Doo, la Misteri e Affini. È chiaro che questo cartone si guardava soprattutto per il cane, che era una cosa fantastica vedere sto cane mangiarsi le peggio schifezze. E tra l'altro mi è venuta molta voglia di Scooby Snacks guardando quel cartone. Sì, lo so che sono biscotti per cani, ma mi è sempre piaciuto vedere come queste storie si evolvessero nel coso più assurdo. Loro che scappano sempre da una parte e dall'altra, Shaggy che non sa mai cosa diavolo ci sta facendo in quel cartone, Fred con le sue trappole che non funzionano mai puntualmente, Vilma con le sue teorie che non funzionano mai puntualmente, Daphne la solita che si fa rapire ad ogni mostro, tanto che nel film, se non sbaglio, ci fecero proprio una battuta al riguardo, ed è stato uno dei motivi per cui si erano lasciati nel film, se non sbaglio. Film che tra l'altro non c'entra niente col cartone. Come avrete capito, mi sono sempre piaciuti i detective, proprio profondamente. E vedere questi ragazzi che andavano in giro a incontrare dei misteri, dei fantasmi, dei cosi, che poi si rivelavano essere delle persone, dei tizi a cui, non lo so, gli era girata la testa e si sono messi a far fantasma, che succedesse una cosa così li manderebbero subito in manicomio nella vita reale. Però mi è sempre piaciuto vedere come prima sembri tutto paranormale, e arrivati a metà già si iniziava a capire che qualcosa non quadrava, e alla fine si vedeva sempre questa scena di loro che smascheravano, togliendo la maschera da pupazzone al cattivone di turno, e ci raccontavano tutta la loro tutto quello che avevano capito e che a noi non avevano fatto vedere chiaramente. Interrompiamo il programma per presentarvi Leone, il cane fifone, interpretato da Leone, il cane fifone. Questo cartone mi ha sempre inquietato, non è mai, diciamo che non è che mi è piaciuto, mi piace tantissimo, e ogni volta che ne vedo una puntata mi ci fiondo come una libellula su una torta gigante. Non so se le libellule mangiano le torte, non credo in realtà. Questo cartone, chiunque lo ha visto è d'accordo con me, è inquietantissimo. Ogni puntata tu sapevi che stava succedendo qualcosa di paranormale e sapevi che non sarebbe andata a finire bene per Leone, o meglio, per Leone sì, ma avrebbe dovuto affrontare delle disavventure abbastanza importanti. Credo che i peggiori incubi che ho mai fatto da bambino siano legati a questo cartone. Non potevi non rimanerci incollato. Tra l'altro, ultimamente ho scoperto come mai di Leone non sono più state fatte puntate, e l'ho scoperto grazie a un canale che si chiama Crash the Tube, scusate per la pronuncia un po' malvagia. Praticamente durante una puntata si vede una ragazza, una gatta se non sbaglio, con una maschera imponente, che cerca disperatamente una coniglia, credo, non mi ricordo, e molte mamme si sono lamentate perché per loro era propaganda al lesbismo, che non sapevo nemmeno esistesse come termine. E quindi si sono lamentate e hanno fatto chiudere Leone. Quando l'ho scoperto ero pronto a prendere il mitra e ad andare a colpirle. Appena reso conto che mi sto ridicolizzando al massimo in questo video, ma non fa niente. Voglio parlarvi proprio di Lupin. Lupin era un altro di quei cartoni che guardavamo tutti da bambini, non ci capivamo niente perché molte delle battute che facevano erano mirate a un pubblico più adulto,
Ma a tutti piaceva questo ladro gentilato che è Lupin contro Kaito Kid, che pur seguendo Conan non ho mai capito chi cavolo fosse. Questo personaggio era impressionante, Lupin III, appunto nipote del grande Arsenio Lupin, di cui io personalmente non ci ho mai capito chi fosse, però dovrebbe esserci stata una serie, se non sbaglio, una serie televisiva su Arsenio Lupin o qualche film, adesso non mi ricordo. Ed era bellissimo vedere questo ladro insieme a questi tre collaboratori, diciamo, che ci hanno affascinato tutti per tre motivi diversi. Abbiamo infatti il pistolero Jigen, il samurai Gemon e poi la bellissima Fujiko. Sì, dovrei anche smetterla di rovinare le canzoni cantate dalla bravissima Cristina D'Avena e dal bravissimo Giorgio Vanni, però non in questo video. Allora, infatti, un altro cartone che mi è sempre piaciuto da bambino, uno di quei cartoni che si guardava dopo scuola, era Dexter, anche perché voi siete la generazione di YouTube, noi eravamo la generazione della programmazione Megaset. A cosa non mi ricordo se Dexter era su Megaset in realtà, forse il pomeriggio. Ed era uno di quei cartoni che guardavamo molto da bambini, anche perché si vedeva questo ragazzino scienziato che faceva i peggio esperimenti più assurdi. Questo cartone ci piaceva soprattutto perché io adoravo vedere il rapporto fra Dexter e la sorellina Lily, sinceramente non mi ricordo, no, quelle erano le super chicche. Vabbè, non mi ricordo come si chiama la sorella. Bibi, qualcosa del genere. Adoravo vedere lui tutto scervellotico, tutto che faceva degli esperimenti appunto impronunciabili che da bambino non sapevo nemmeno se era possibile. Tra l'altro è stato uno dei motivi per cui mi sono dato alla scienza, diciamo, perché anch'io avrei voluto un cavolo di laboratorio sotterraneo segreto gigantesco dove fare i peggio esperimenti. In realtà no, ho capito che la scienza è solo studio per il momento. Ma adoravo vedere come questa ragazzina gli scombinava tutti i piani e lui poveraccio doveva provare a rimediare, poi avendo anch'io una sorella lo capisco. No, non è vero. Un altro cartone che da bambino adoravo e che riguardando adesso mi sono accorto di quanto era stupido erano le tartarughe ninja. Tutti da bambini, almeno quelli della mia generazione e quelli della generazione prima, credo, adoravamo vedere le tartarughe ninja. Cartone privo di qualsiasi cosa, ma era un cartone divertente e dove semenavano. La verità è che a noi ci piaceva vedere i cartoni dove la gente semenava. E tra l'altro non piaceva solo ai maschi, piaceva anche alle ragazze. Non tutte, ma alcune sì. Con dei miei amici giocavamo ad essere tartarughe ninja. Ovviamente sto parlando di quando ero alto come un tappo. E non scherzo, ero veramente basso. Voi adesso mi vedete dal video e non lo sapete, ma io sono una persona molto bassa. E quindi ci divertivamo ad interpretare queste quattro tartarughe e il maestro Splinter. Che tra l'altro io adoravo il maestro Splinter più delle tartarughe. La cosa più divertente, e questo probabilmente lo saprete anche dai video del carissimo Yotobi, era vedere queste tartarughe mangiarsi queste pizze con i nomi, con gli ingredienti più pazzi che se ci penso adesso mi vengono i brividi. Io non riesco a sopportare gli americani che mangiano la pizza con l'ananas e le tartarughe ninja mangiavano la pizza, forse mangiavano l'ananas con la pizza, credo. Per chiudere in bellezza, Dragon Ball, burst into the cloud, Dragon Ball, fighting on the ground, Dragon Ball. Io chiedo scusa alle vostre orecchie. Sì, l'ultimo cartone con cui vorrei parlare è il famosissimo Dragon Ball. Dragon Ball, diciamo che c'è stato ficcato a forza nella mia infanzia, perché quando tornavo da scuola la Mediaset era innamorata di questo cartone e ci faceva guardare sempre a quell'ora i Simpson e Dragon Ball. E tra l'altro non è cambiato niente, perché ancora adesso ci fanno guardare i Simpson e Dragon Ball. Per carità, io mi è sempre piaciuto sia Dragon Ball sia i Simpson. I Simpson non li ho messi in classifica
perché li ho apprezzati di più crescendo piuttosto che adesso. Inoltre sono a pari merito con Futurama, eccetera, eccetera. Dragon Ball io l'ho sempre adorato, appunto perché diciamo che mi ha fatto venire la passione per le arti marziali, tanto che io per 2 anni ho praticato Jiu-Jitsu, che è un'arte marziale un po' misto fra tutte. E adoravo vedere sia in Dragon Ball il ragazzino con la coda che seminava, se ne davano tante ma tante, ma quello che mi è piaciuto veramente è stato Dragon Ball Z. Per quale motivo? Perché su Dragon Ball Z c'erano le trasformazioni. Dai, ci siamo tutti emozionati tantissimo quando abbiamo visto per la prima volta la trasformazione di Goku in Super Saiyan. Una trasformazione bellissima con Freezer. Era. No, non era Freezer. Sì, era Freezer. Freezer che tira su con un colpo che non aveva mai fatto prima il povero Krillin, che tra l'altro, poveraccio, quello lì. Dove va a muore, lo fa esplodere e Goku, incazzato nero, giallo, si trasforma in questo Super Saiyan. Io sono sempre rimasto affascinato dalle varie trasformazioni. Ogni volta che salivano di livello, io svenivo sulla sedia. E tra l'altro so che molti di voi si lamenteranno di quello che sto per dire, ma io ho adorato tantissimo anche Dragon Ball GT. Molti io non so perché questo Dragon Ball GT, forse perché non fa parte della serie originale, cose così. Questo Dragon Ball GT lo hanno molto criticato, a me è sempre piaciuto. Cioè, ragazzi, lo scimmione dorato, tutta la saga di Baby, la saga dei draghi. La trasformazione di Goku e di Vegeta in Super Saiyan di quarto livello. Poi chi era Vegeku di quarto livello, Vegeta di quarto livello, che cos'era? Manco mi ricordo tutte. Una delle saghe, tra l'altro, che ho adorato è stata quella di Majin Buu. Anche quella di Cell è stata bella, ma quella di Majin Buu mi è piaciuta molto. Questo pazzo psicopatico che era Buu era affascinante. Tra l'altro era praticamente una Big Bubble masticata, ma vabbè. E sinceramente ho guardato anche Dragon Ball Super, ma a parte la battaglia con Lord Beerus nel film, l'ho trovato abbastanza inutile. Cioè, secondo me, poi io non l'ho visto tutto, quindi non lo sto criticando assolutamente, però per quello che ho visto i disegni erano fatti male e la trama già su Dragon Ball non c'è mai stata, su quelli non ci si è proprio vista, perché è una cozzaglia di nemici più forti buttati là senza un filo logico. Almeno su Dragon Ball ogni tanto un pochino di trama te lo buttavano. Diciamo che dovessi fare una classifica sarebbe Dragon Ball Z, Dragon Ball base e Dragon Ball GT. E poi molto 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 sotto Dragon Ball Super. Quando andavamo a scuola c'era questo. In realtà all'elementare eravamo tutti concentrati su quello che faceva la Mediaset, quindi ci sono puntate che probabilmente non abbiamo mai visto e puntate che avremmo visto talmente tante volte che posso recitarla a memoria. E non sto scherzando, alcune puntate quando le rivedo adesso le riesco a recitare a memoria. Anche perché, come ci scherza spesso mio padre, la maggior parte dei discorsi sono. E quell'altro che risponde. Aaah! Dite che non è vero, dai. Dite che non è vero. Vi sfido a dire che non è vero. Scrivete qua sotto se non è vero. Questi erano e sono ancora i cartoni che diciamo un pochino porto nel cuore. Quelli che se passano in televisione adesso mi ci fermo comunque a dare uno sguardo. Anche se ultimamente io la televisione non la guardo proprio se non mezz'ora dopo pranzo. E quindi mi tocca guardare solo Dragon Ball e solo i Simpson. In questa classifica non ho messo molti cartoni che nella mia vita ho guardato, mi sono piaciuti, come ad esempio Digimon, e questo l'ho sempre fatto io, come ad esempio altri cartoni come Futurama, come i Simpson,
come One Piece, perché diciamo che sono cartoni che ho iniziato ad apprezzare un pochino più grande. Per quanto One Piece lo guardassi anche alle elementari, se non sbaglio, forse anche un pochino prima, sono cartoni che ho apprezzato da un certo punto in poi. E sono cartoni che ora come ora, per quanto mi piacciono, non ci rimango a guardare un episodio intero, mi guardo qualche spezzettino e poi basta. Anche di Dragon Ball me li ricordo a memoria, quindi non è che li guardo proprio assiduamente. Diciamo che se passa un pochino lo guardo, ma più che altro perché è all'ora di pranzo. Mentre per gli altri cartoni, diciamo che appunto non guardando io molta televisione, tendo a lasciarli un po' perdere. Me li ricordo, mi piacciono, faccio un sorrisetto e spengo. Ma non voglio annoiarvi con i cartoni che non guardo. Farò probabilmente un altro video parlandovi dei cartoni più inquietanti che ho mai visto, che me ne stanno venendo in mente adesso mentre parlo. Bene, io vi ringrazio per essere passati. Spero che il video vi sia piaciuto. Mi raccomando, scrivetemi qua sotto quali sono i cartoni della vostra infanzia, i cartoni quelli che guardavate da bambini. E quelli che vi piacciono di più, magari fate proprio una classifica. Pensateci, mi raccomando, scrivetemelo perché mi interessa. Vi ringrazio ancora una volta per essere passati. Vi invito a lasciare un mi piace, a commentare qui sotto e a seguirmi dai social che trovate in descrizione. Piccola nota per i social: Facebook lo uso molto poco, quindi seguitemi più che altro su Twitter, che mi arrivano i tweet diretti, è più facile per me seguirlo. Quindi ripeto, grazie per essere passati, vi ho ringraziato tre volte come tutti sanno is the magic number, e noi ci rivediamo ad un prossimo video. Ciao tigri!